Questo programma è offerto da Geolam, dispositivi anti-elettrosmog per uso personale e per la bonifica degli ambienti. Laboratorio Elettrosmog di Francesco De Cavi. Schermiamo la tua casa con il tessuto Elettrosmog Tex, con tende o applicato sui muri, senza bisogno di messa a terra. HKW Engineering. Misurazione, valutazione e risanamento tecnoedile dall'inquinamento elettromagnetico in tutta Italia. Idea Scudo, tessuti e capi di abbigliamento schermanti per l'utilizzo domestico o professionale. Bioriposo, dispositivi di protezione individuale ed elettrosmog, sia indossabili che per ambienti. Riflettori puntati su Fleximan, il Robin Hood dei tecnopressi, l'incubo degli autovelox. E con ignoti emuli sparsi un po' dappertutto e armato di flessibile, detto anche frullino, è bastato un abbattitore seriale di rilevatori di velocità per far esplodere il caso e aggiornare l'opinione pubblica nazionale sul fatto che c'è una parte d'Italia che non gradisce affatto la tecnosorveglianza ubiquitaria. Fatti i debiti e distinguo nei contenuti, azioni e metodi, c'è chi nell'anonimato e in incognito, ma sempre senza violenza, oppure c'è chi con dimostrazioni pacifiche, movimentismo puro o manifestazioni pubbliche di piazza, sit-in o petizioni, insomma c'è chi da qualche anno sta facendo di tutto per far montare il dissenso contro il grande controllo tecnologico nell'avanzata di 5G, smart city, telecamere di sorveglianza, città dei 15 minuti, zone a 30 km orari e programmi di ingegneria sociale a gestione algoritmica e intelligenza artificiale. Le ragioni dei tecnoribelli, le loro denunce, le azioni e le loro rivendicazioni, come cresce e cosa vuole l'opposizione che tenta di contrastare l'invasione della morsa tecnologica, è il tema della Tecnorivolta Italiana. Io sono Maurizio Martucci e questa è la quinta puntata della Tecnogabbia, l'approfondimento e l'inchiesta senza censura sulla transizione digitale e la quarta rivoluzione industriale. Tecnoribelle, teoria e azione, cioè l'antisistema radicale senza compromessi, è stato senz'altro Theodore John Kaczynski, morto lo scorso anno, idolo degli ultraecologisti, scontati però nel carcere di massima sicurezza 3 ergastoli senza attenuanti né benefici per i clamorosi attentati compiuti con pacchi bomba tra il 1978 e il 1995, totale 3 morti e 23 feriti negli Stati Uniti d'America. Lo soprannominarono una bomber, molti lo ricorderanno, è stato l'uomo più ricercato di sempre. Prima dell'arresto eclatante nel bosco aveva diffuso la stampa, la società industriale e il suo futuro, una raccolta su uomo, ambiente e società civile nelle più subdole declinazioni tecnologiche, per una miscellanea senza eguali di teorie lucide che, nonostante gli orrori sanguinari commessi, fa ancora oggi di Kaczynski uno dei pensatori più arguti e originali del secolo scorso. Sentite qua: la rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono state disastrose per la razza umana, scriveva Kaczynski, anticipando di decenni metaverso, tecnogabbia sociale monopolizzata da super app e QR code. La tecnologia ha posto la razza umana in un problema tale da rendere improbabile l'esistenza di una facile via d'uscita, cioè Kaczynski è stato capace di preconizzare la tirannia del digitale, ergendosi ad involontario profeta di una rivoluzione antitecnologica ingaggiata, pensate un po', circa mezzo secolo fa, per disgregare sul nascere il potere nel caos in difesa di libertà e della natura, ovviamente a modo suo. Un po' come a modo loro stanno facendo a Londra contro le telecamere ULEZ, zona
a emissioni ultra ridotte, figlie dell'Agenda 2030, nella città dei 15 minuti, Smart City, Big Data e controllo degli spostamenti su gomma. Negli ultimi mesi dell'anno scorso, poco meno della metà di 2000 telecamere ULEZ installate nel cuore della Gran Bretagna sono state vandalizzate, distrutte, rubate o danneggiate dai cosiddetti Blade Runner, mutuato il nome dall'omonimo film di fantascienza. Le telecamere londinesi registrano 2500 veicoli con antenna combinata 3G, 4G, Wi-Fi e GPS. Da queste sorvegliano tutto, tanto che il sindaco della City ha imposto una tassa giornaliera per guidare veicoli non conformi, ammesse solo auto elettriche, Euro 4 benzina o 6 diesel. E così tanta gente che non ha voluto obbedire al diktat del grande reset ha cominciato a ribellarsi assaltando le telecamere. In Italia la lotta di strada è stata invece mutuata sugli autovelox, poi pure contro i tossi, cioè i rallentatori artificiali. Parallelamente al lancio della patente digitale e all'instaurazione dei pali neri nelle ormai prossime smart road per la guida senza conducente, la mobilità viene infatti ancora percepita come un baluardo di libertà da difendere ad ogni costo. Così pare per Fleximen, segati uno dopo l'altro gli autovelox, ma poi pure per Dossman, giustiziere fai da te, che smonta i dossi per le zone sotto i 50 km all'ora. Nessuno spargimento di sangue, per carità, né danni alle persone, finora il bottino di Fleximen, ma anche se all'articolo 15 del codice della strada il danneggiamento è un reato punito con una contravvenzione amministrativa, la magistratura sbandiera però l'ipotesi di accusa di apologia di reato per l'istigazione a commettere delitti o contravvenzione, il tutto verso automobilisti o tifosi che in rete ne esaltano le azioni compiute al buio della notte. Senza azioni di vandalismo sulle antenne, ma puntando esclusivamente su attivismo, movimentismo e circolarità dell'informazione, è invece la lotta intrapresa in giro per il mondo per fermare il 5G, la tecnologia pervadente che oltre a consentire l'instaurazione della Repubblica dei Gigabyte, col wireless possibile agente cancerogeno mette seriamente a rischio la salute pubblica. In Australia, ad esempio, è partita una campagna di sensibilizzazione sociale chiamata Noi non siamo Sam, dal nome del manichino su cui viene simulata arbitrariamente l'asserita sicurezza dell'elettrosmog, insomma una campagna promossa per boicottare i prodotti commerciali del 5G. I telefoni 5G aumenteranno le capacità di sorveglianza del grande fratello, della grande tecnologia e di altri settori e consentiranno di estrarre i tuoi dati personali, affermano i tecnoribelli. Lo stesso avviene in Francia, un appello sul giornale Libération lanciato da 663 tra scienziati, medici, tecnici, ingegneri, insegnanti ed esperti afferma: chiediamo solennemente a tutti i cittadini preoccupati per il futuro delle prossime generazioni di boicottare tutti i prodotti dichiaratamente, direttamente o indirettamente legati al 5G e al suo mondo. Se sei incoraggiato a passare al telefono al piano 5G, anche ad un basso prezzo, rispondi di no. Dal 2018 e fino al 2023, cioè per 5 anni, ha invece operato in Italia l'Alleanza Italiana Stop 5G, manifestazione di piazza, presidio davanti Montecitorio, all'Istituto Superiore di Sanità, sotto il Ministero della Salute e anche davanti la sede centrale della RAI e poi conferenze in Parlamento, anche a Bruxelles, sciopero della fame, l'azione dei medici e avvocati per il riconoscimento dell'elettroipersensibilità e 365.000 firme girati al governo con la richiesta di fermare il 5G nella difesa della salute pubblica e con 600 comuni che avevano adottato la moratoria territoriale tra disconnessione collettiva nel disconnessi dei per togliere linfa ad un sistema antinaturale e infine l'appello a non entrare nella distopica tirannica quarta rivoluzione industriale del controllo digitale. Insomma, Alleanza Italiana Stop 5G ha svolto un ruolo
ruolo decisivo quantomeno per sollevare il problema altrimenti silenziato anche dalla cosiddetta controinformazione. Guardiamo insieme questa clip rimandando alla prima puntata della Tecnogabbia, l'inchiesta sullo tsunami invisibile nell'aumento dell'elettrosmog veluto dall'esecutivo Meloni. In nome del profitto, mascherato dal progresso, con le loro insane onde elettromagnetiche violano i nostri corpi, i nostri cari, le nostre abitazioni, i nostri diritti. Non possiamo restare inermi. Chi ci ridarà la nostra salute? Chi ci risarcirà dei danni patrimoniali? Chi ci restituirà la nostra serenità? Il diritto alla vita. Questo stiamo difendendo. Informiamo, diffondiamo, amplifichiamo, agiamo per le strade, fra la gente, nei convegni, nei comuni, nelle regioni, alla Camera, al Senato, al Parlamento, all'Europa. Questa è Alleanza Italiana Stop 5G. Perché chi invoca la precauzione non è contro il progresso, perché il vero progresso migliora la qualità di vita dei cittadini. Brava. E siamo certi che il 5G migliori la qualità di vita di tutti i cittadini? Loro devono imparare una nuova unità di misura nel progresso, che è la tutela della salute pubblica. Caro Ministro Speranza, ti chiediamo di fare studi sui rischi sanitari del 5G prima di sottoporre la popolazione, non dopo, quando andiamo a quantificare i danni. Prima si fanno gli studi. Se non lo farà, prenderà le sue responsabilità, perché la sua prima funzione è quella di tutelare la salute pubblica. Noi cittadini non diamo il consenso ad essere sottoposti a una sperimentazione priva di prove di innocuità. Marciamo tutti insieme, perché questa è una battaglia da portare avanti per la salute, lo dico anche da medico. Quello che si sta prospettando è inquietante. Quando noi diciamo precauzione, il principio di precauzione, c'è il principio di prevenzione, perché la scienza ha già fatto emergere quelle che sono le ricadute drammatiche sulla salute della gente, che vuol dire la vita in generale, perché nessuno se la scamperà. Il 5G non va sperimentato. Invece dal cuore del nord nasce l'esperienza di Miracolo a Milano, dal titolo del celebre film fantascientifico di Vittorio De Sica. Si tratta di un comitato di cittadini nato nel 2021 che ha deciso di unirsi e scendere in piazza per manifestare contro l'introduzione del Green Pass su smartphone con QR code, protesta poi girata su più fronti, comprese le tecno-totalitarie smart cities, come spiegano in un documento sulle finalità della gabbia digitale per l'Agenda 2030. Guardiamolo e leggiamolo insieme. Benvenuti nella città intelligente, la distopia tecnocratica dove l'uomo non vive più ma viene allevato. E questo l'attacco del dossier Smart Cities, una rivoluzione urbana, politica, ecologica e globale. Il fenomeno Smart City, città intelligenti, ovvero il progetto di rivoluzione urbana, ecologica e globale che vorrebbe determinare la città e la comunità cittadina di domani, è affare decisamente complesso. In sostanza, che cos'è la Smart City? È un'agenda programmatica unitaria dove convergono istanze tecnopolitiche di carattere economico ed ecologista, un progetto totalitario di rivoluzione della città, della politica, dell'economia e della società, un nuovo paradigma zootecnico di gestione della popolazione, un tentativo di predefinire e precolonizzare le forme del futuro. Siamo quindi di fronte ad un'operazione politica su larga scala di ridefinizione della società e del suo futuro. Non solo, perché c'è anche chi, come il gruppo Incarta la Verità, lancia poi un accorato appello rivolto ai negozi e ai supermercati distribuiti qui su tutto il territorio nazionale, un volantino informativo, lo vediamo insieme, volantino col quale vogliono mettere in guardia le persone su questioni
fondamentali che riguarderanno il nostro immediato futuro. L'obiettivo principale della transizione digitale è proprio questo: convertire tutto in formato elettronico al fine di poter gestire ogni aspetto della vita proprio dal telefonino. E se ci fossero problemi, nella migliore delle ipotesi, i rischi legati a questo tipo di cambiamento sarebbero di natura tecnica, virus informatici o hackeraggio, password dimenticate, crash dei sistemi o errori di lettura, rete wifi assente, batteria scarica, telefono obsoleto, rubato o rotto. Nella peggiore delle ipotesi, tutto questo potrebbe servire a ben altro, cioè ad ottenere il pieno controllo sulla vita delle persone. E sulla società del futuro, sperimentazione a cielo aperto, invece arriva Trento, la smart city italiana per eccellenza. Sarà un po' per la presenza sul territorio della Fondazione Bruno Kessler, sarà anche per la complicità dell'amministrazione comunale. Fatto sta che a Trento in molti gridano già alla prigione sociale, tra telecamere di videosorveglianza e microfoni piazzati dappertutto. Materiale audio e video spacciato per utile a segnare la presenza di potenziali pericoli, ma che di fatto replica in salsa occidentale il modello cinese, visto che tra gli scopi del progetto Marvel c'è anche il monitoraggio di alcune aree al fine di individuare comportamenti antisociali e il verificarsi di eventi come assembramenti. Assembramenti, vi ricorda qualcosa? In attesa del via libera del riconoscimento biometrico facciale, possibile già dal 2025, intanto un recente pronunciamento del garante della privacy ha posto un parziale freno, ma il problema non è affatto risolto e anzi, il prossimo 15 di marzo, sempre a Trento, si terrà il summit del G7 sull'intelligenza artificiale a guida Giorgia Meloni. I paesi più industrializzati al mondo siederanno intorno a un tavolo per discutere della singolarità in una Trento che già si preannuncia super blindata. Ma perché sempre tutto a Trento? Insomma, ascoltiamo la voce dei cittadini uniti per capirne di più. Allora, Trento Smart City noi pensavamo essere una trovata pubblicitaria perché erano tanti anni che ne sentivamo parlare e pensavamo che fosse tutto sommato qualcosa che potesse attirare così turisti. Invece abbiamo scoperto essere tutt'altro e lo scopriamo a nostre spese passo passo. La cosa grave è che unitamente a Trento Smart City, che in realtà sono progetti che ci sono super giù in tutta Italia, qui si sta sperimentando il primo caso d'uso del wallet digitale. Infatti siamo stati fra i primissimi a sperimentare questa cosa pazzesca del fascicolo elettronico, fascicolo sanitario elettronico. E abbiamo la registrazione del direttore generale dell'azienda sanitaria di Trento che in un convegno pubblico dice: la privacy è il problema che sta bloccando l'Italia. Ecco, quindi di smart c'è veramente molto poco. A questo punto si traghettano miliardi di fondi, abbiamo posti dove ci sono anche qui cantieri sempre aperti, buche per terra che non finiscono più, però si trova il modo di investire in queste cose fantastiche. Fantastiche fino a un certo punto, perché nell'ex miniera della Tassullo, che è un'azienda in Val di Non, nasce la prima server farm italiana che praticamente per via delle condizioni della temperatura e anche perché è comunque un luogo molto protetto, installeranno questi mega server e si chiama Datamine, miniera di dati. Questa cosa, oltre a non farci piacere da un punto di vista proprio del perché si fa, oltre al fatto che non è stato chiesto a nessuno, oltre al fatto che sul piatto c'erano 50 miliardi, è una cosa che ci rende anche obiettivo sensibile e a noi la cosa piace veramente poco, ma molto molto poco. Qui da noi il particolare progetto che era nella sua particolarità era il progetto, era, è stato ed è Marvel Protectorate Pre-Crisis, un progetto sulla sorveglianza della sicurezza applicata alla sicurezza urbana con l'applicazione dell'intelligenza artificiale
si prefiggeva di arrivare ad allenare l'algoritmo dell'intelligenza artificiale fino ad identificare situazioni di potenziale pericolosità. Come per esempio c'era scritto proprio nel progetto adunanze o manifestazioni non pacifiche con l'ingresso nei social, YouTube e Twitter, anche con l'analisi dei vari commenti. Il garante per la privacy ha prima stoppato questi progetti. Dopodiché ha anche emesso un provvedimento l'11 di gennaio con il quale demolisce tutta la tesi difensiva del Comune di Trento, che a quel punto non vuole più essere leader del progetto, ma vuole essere soltanto partner. Però il garante ha individuato le gravi responsabilità del Comune di Trento perché dice che non poteva non sapere quello che stava facendo. C'è da notare che il Comune di Trento, in una delle sue tesi difensive, ha anche detto: sì, è vero che mandavamo i dati a terze parti, però poi le terze parti non li hanno usati, quindi è meno grave. Il garante dice assolutamente no, poi la questione è abbastanza ridicola perché sono 25.000 euro a progetto, i progetti sono due perché uno è ancora il provvedimento del garante, termina dicendo che deve controllare, deve finire questo progetto per controllare che effettivamente la privacy e quant'altro sia stata rispettata, eccetera. Ne ha fallati 2 su 3, io mi aspetto che sia un 3 su 3. Comunque sia, con 50.000 euro totali, noi abbiamo mandato una segnalazione alla Corte dei Conti come associazione per possibile danno erariale. Perché adesso nessuno ci ha chiesto niente, nessuno ha chiesto ai cittadini se gli andava bene, le violazioni sono palesi, accertate ed è stato anche emesso un provvedimento. Riteniamo che come minimo i firmatari dei progetti, se non vogliono essere i firmatari sia la Fondazione Kessler, se non vuole essere la Fondazione Kessler, decidano loro chi, ma sicuramente non i cittadini che hanno subito questo progetto e adesso si trovano anche a pensare di dover mettere 50.000 euro per questa cosa. La Fondazione Bruno Kessler ha un ruolo assolutamente centrale in tutto questo. È una fondazione che muove tutti i fili di questi progetti, che ha presentato nel triennio 21-27, scusi, 24-27. Tutti dei piani per l'applicazione dell'intelligenza artificiale applicata allo sviluppo della piccola e media impresa, treni a guida autonoma, treni a guida da remoto e quant'altro. Quindi la Fondazione Bruno Kessler, con i suoi 5.000 metri quadrati di laboratori, più ricercatori e quant'altro, qui trova terreno fertilissimo per via dell'autonomia e quant'altro, e una provincia e anche una giunta comunale compiacente che o per ignoranza o per convenienza, e in entrambi i casi gravissimo, in entrambi i casi si presta a tutto questo. Sul prossimo appuntamento che avete a Trento, il 15 di marzo, ufficiale, si terrà il G7 sull'intelligenza artificiale. Sì, è previsto a Trento, sono già venuti a fare il sopralluogo gli alti assessori per vedere quale sarà la sede, ne hanno visionate tre intanto, ci hanno già preannunciato tutto blindatissimo, saranno presenti appunto questi ministri con delega allo sviluppo e all'innovazione digitale. Ci sarà questa cosa che ha tutta l'aria di essere soltanto un cerimoniale di presentazione al pubblico, perché quello che dovevano decidere l'hanno già deciso in altra sede. Sta di fatto che adesso la posizione ufficiale dell'Italia, alla quale io non credo assolutamente, è di volere un codice di controllo per le big tech,
Però Stati Uniti frenano e dicono assolutamente no, non avete capito che voi dovete ubbidire. Questa è la posizione ufficiale, io non ci credo neanche un pochino, sarà la solita farsa dove tutti quanti hanno guadagnato quello che dovevano già guadagnare. Sarò anche complottista, pensar mal si fa peccato, poi ci si prende. In Trentino è nata la prima server farm nel cuore della miniera Tassullo dell'Alta Val di Non, dove metteranno questo mega server che diventa un data center che ci rende obiettivo sensibile e che, come anche il Leonardo, il gemello digitale di Bologna, Bologna. consumerà come una città di 180.000 abitanti. Manuale di autodifesa per elettrosensibili e Stop 5G. Gli ultimi due libri d'inchiesta di Maurizio Martucci. Con sconto e dedica dell'autore, solo su Oasi Sana. Ordinali subito su www.oasisana.com. A Roma la Tecnogabbia prende invece forma con la ZTL allargata e la città dei 15 minuti, mentre per il giubileo del 2025 il sindaco Gualtieri ha stretto un accordo commerciale con una multinazionale inglese per connettere in wireless l'intera città già monitorata da un far west di circa 8-9 mila antenne tra 2G, 3G, 4G e 5G piazzate sui tetti dei palazzi, ricoprendola poi ovviamente anche di telecamere di sorveglianza e wifi. Uno degli aspetti più preoccupanti dell'implementazione della ZTL a Roma, si legge nel sito degli attivisti, è la discriminazione sociale ed economica che comporterà l'attuazione della delibera Gualtieri. Le restrizioni previste per l'accesso alla fascia verde sono accettabili unicamente da chi può permettersi veicoli più recenti, mentre penalizzano coloro che non hanno le risorse per acquistare e sostituire il proprio veicolo. In sostanza, il futuro che prima non c'era, oltre al super panopticon digitale, origina divisioni territoriali e discriminazioni tra i cittadini. Insomma, è la solita solfa, chi può e chi non può. Non può, non può perché la transizione digitale è l'opposto dell'inclusività, la transizione digitale è esclusiva. Guardiamo al riguardo cosa ci dice un'attivista capitolina cofondatrice della rete No ZTL Italia, all'interno anche una breve clip del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le libertà vengono ristrette, innanzitutto la libertà di movimento, la libertà anche di avere una proprietà privata di un veicolo. Vengono ristrette però, si ripercuotono sul lavoro dei cittadini, ci saranno aree veramente chiuse, addirittura con pedaggi, non si potranno fare più di 50 passaggi per transitare, insomma, tra l'altro hanno fatto rotatorie, sensi unici. Se parliamo di libertà personali, vengono lese da tutti i punti di vista, quindi sono molteplici. Tra l'altro il controllo è sempre più imperante e stringente. Gualtieri ha annunciato delle modifiche, diciamo delle implementazioni tecnologiche riguardanti il 5G con telecamere che saranno dentro i pali della luce, dentro i semafori, non visibili, ci ha tenuto a dire, con zero impatto visivo, quindi nascoste, ben occultate al cittadino, che le deve subire, secondo lui, pagandole, e le deve subire quando in realtà sono servizi non richiesti dalla cittadinanza, perché vanno a agevolare il comune nei confronti del giubileo, quindi offrirà servizi ai visitatori, ai turisti, e vanno ad agevolare le grandi multinazionali che operano su Roma, oppure i ministeri, i grandi uffici, ma sicuramente non è il piccolo utente che ne beneficia. Oggi parte uno dei cantieri più importanti di Roma. Siamo una delle prime amministrazioni al mondo a realizzare un'infrastruttura radiomobile per consentire il pieno sviluppo del 5G. Realizzeremo la copertura di tutte le linee della metro. Consentiremo l'installazione di oltre 2.000 microantenne che saranno collocate nei lampioni, nei cartelli pubblicitari e stradali,
e realizzando la piena copertura di tutto il territorio di Roma, realizzeremo 850 punti di rete Wi-Fi di nuova generazione in 100 piazze nelle vie adiacenti e installeremo 2000 telecamere 5G e oltre 1800 sensori intelligenti. Questa rete, con zero impatto visivo, potentissima, ma con emissioni elettromagnetiche molto minori rispetto alle attuali antenne, consentirà una velocità di trasmissione dei dati fino a 100 volte maggiore di quella del 4G, una minore latenza, cioè un tempo di invio ricezione del segnale da 30 a 50 volte inferiore rispetto al 4G, e ciò consentirà anche applicazioni avanzatissime come la telemedicina o la guida autonoma, e una maggiore densità del segnale, che permetterà la connessione simultanea fino a 1 milione di apparecchi collegati per chilometro quadrato, 100 volte in più rispetto ad oggi. Una vera rivoluzione, e i primi risultati si vedranno già all'inizio del video. Le ripercussioni sulla salute non sono del tutto conosciute, ma sono comunque molto molto, diciamo, dagli studi che ci sono internazionali, sono comunque abbastanza preoccupanti, e quindi questa cosa si ripercuoterà, ahimè, su tutta la cittadinanza. Gravi ripercussioni ci saranno sicuramente sulla cittadinanza dei minori, quindi i bambini e i giovani, che hanno, come sappiamo bene, una percentuale d'acqua nel proprio corpo nettamente più alta di quella degli adulti, e quindi le prime vittime inconsapevoli sono proprio i giovanissimi, che sono però anche magari i fruitori proprio dei social. Ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte, opponendosi fermamente anche nelle sedi opportune, dimostrando appunto remore in merito all'implementazione di queste tecnologie, proprio in merito alla salute, alle ripercussioni sulla salute, nelle sedi legali, nelle sedi sanitarie, ma poi ci deve essere un'opposizione anche da parte di tutti noi nel non comunque accedere a servizi che riguardino il 5G, non fare magari gli ultimi aggiornamenti del telefono, non avere l'ultimo telefono con la tecnologia più avanzata, e questo dal punto di vista, diciamo, civile. Poi si vedono però anche delle c'è una sorta di ribellione presente in città, anche se non viene detta perché è ancora molto molto sommersa, i social, i media, i canali di informazione non ne parlano, di danneggiamenti. Ci sono veri e propri danneggiamenti, manomissioni, vengono sporcati con la vernice, vengono tagliati i cavi. C'è una ribellione che rimane ancora un po' taciuta, ma comunque si può, io credo, anche ricorrere in sede civile, assolutamente. Ma una ribellione e una resistenza ci deve essere. Sarà difficile, questa cosa è molto importante farla capire ai cittadini romani. Se riescono ad attuarla nella più estesa metropoli d'Europa, riusciranno ad attuarla anche nel più piccolo paesino, quindi chi pensa di scappare andando a vivere in campagna in realtà fa una fuga di breve durata, perché il progetto è mondiale e quindi è europeo, e stiamo vedendo che i sindaci si stanno adeguando tutti, non ultimo il sindaco di Londra ha annunciato no latticini, no carne, e sta sposando perfettamente il trattato C40 che hanno già sposato Sala e Gualtieri, quindi è un disegno enorme, ognuno di noi deve fare la propria parte. Il trattato C40 è un trattato che è stato sottoscritto al momento da oltre 100 città in tutto il mondo, che in realtà entra nel merito non solo dell'avanzamento transumanista, della tecnogabbia, ma entra nel merito delle abitudini, delle funzioni sociali, delle abitudini di vita, dello stile di vita, dell'alimentazione, delle tradizioni, della cultura, anche di noi italiani. Va a morire il Made in Italy, entra nel merito dell'alimentazione, l'acquisto dei capi di abbigliamento,
Tra i movimenti di lotta c'è anche Resistenze al Nanomondo, un vero e proprio laboratorio culturale di analisi e sintesi contemporanea sugli effetti avversi di biotecnologie, neuro e nanoscienze. Dal chip sotto pelle ai droni sui quartieri a rischio, l'avanzata del dominio tecnologico è lenta e inarrestabile, così si legge sul loro sito, talmente lenta che neanche ce ne rendiamo conto, ma è una finta lentezza in realtà, perché se i gadget tecnologici diventati protesi del nostro quotidiano, come ad esempio i cellulari, si rinnovano in tempi sempre più corti, lo stesso avviene per le tecnologie militari e di controllo. Con un certo eufemismo si potrebbe dire che quello non immediatamente utile al militare viene rilasciato al pubblico per farlo concentrare sulla propria alienazione e per affinare intorno a sé quella vasta gabbia tecnologica di cui l'espressione più evidente è il cosiddetto Internet delle cose, sempre connessi e sempre sotto controllo. C'è poi un'altra forza di lotta senza compromessi nei confronti di alcuni dei loro appartenenti. Le cronache riportano però anche accuse giudiziarie che vanno dall'associazione segreta e l'istigazione all'interruzione di servizio di pubblica necessità fino all'attività di proselitismo e istigazione a delinquere con l'aggiunta del sequestro di vernici. Loro invece si dichiarano persone libere che da oltre 3 anni lottano uniti ed in modo non violento per la rivendicazione delle libertà e dei diritti fondamentali. Stiamo parlando dei vivi, presenti in molte zone d'Italia e in espansione anche in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Romania. Una volta che i diritti e le libertà fondamentali saranno ripristinati, i vivi spariranno perché non sono mossi da motivazioni politiche, affermano definendosi guerrieri. Annunciano che davanti abbiamo l'incalzante nuovo ordine mondiale, l'Agenda 2030, con i suoi finanziamenti planetari e programmi senza alternative sul digitale, roba da dentro o fuori. Per questo non temono l'azione eclatante, seppur non violenta, e si battono, come dichiarano, contro un'elite criminale che vuole imporre un controllo totale sulle persone e che buona parte di questo progetto viene portata avanti con la mistificazione della verità. La domanda da porsi al termine di questa inchiesta giornalistica è se esistano tanti modi, tanti mezzi, o se invece ne esista uno solo per non subire nella costrizione di diritti e libertà la distopica transizione transumanista di un nuovo mondo artificiale, robotico e liquido, che sono certo la stragrande maggioranza della popolazione non ha affatto richiesto, né tantomeno ne è consapevole o informata. Insomma, è da chiedersi se esista una strada percorribile non solo per opporsi attraverso un contraddittorio o un'opposizione tangibile, ma soprattutto per non essere parte di questa grande sperimentazione sull'umanità condotta con tecnologie pervasive che portano dritto al cibernetico postumano. Insomma, altro che George Orwell, altro che 1984, qui siamo andati oltre. Ernst Jünger, nel romanzo sociopolitico per uomini liberi, Il trattato del ribelle, nella ricerca verso la libertà assoluta, già nel secolo scorso indicava nel passaggio al bosco l'azione ideale come sottrazione consapevole e radicale dalle grinfie del potente Leviatano. La via del bosco, scriveva Jünger, crea all'interno di quest'ordine il movimento che lo differenzia dai modelli zoologici. Non si tratta di un gesto di libertà, né tantomeno di un gesto romantico, bensì di uno spazio d'azione per piccole elite consapevoli della necessità del tempo e non di queste soltanto. Ci vediamo alla prossima puntata della Tecnogabbia, non mancate, vi aspetto!